Bentornati ragazzi, bentornati, pasta al tonno. Comunque a parte la pasta al tonno ragazzi, qua dobbiamo vedere che ho fatto solo due punti. Non ho fatto un cazzo praticamente. Solo due oggetti, due serie di trovati. Vabbè, comunque. Ruggine ragazzi, andiamo sulla ruggine. E occhio al tetano però, Vabbè che sei fatto di cotone, però occhio al tetano. Che bella sta immagine, molto poesia. Molto poetica, molto poesia, molto poetica. Tutto potrebbe avverarsi, quindi minchia ragazzi, io spero veramente che la mia connessione si riprenda, perché sto facendo un video dietro l'altro e quindi per darvi appunto tutti gli episodi insieme, però peccato che la mia connessione faccia cacà. Che bello, che poesia. Siamo di nuovo nella neve, stavolta nevica pure. 500 ragazzi, non è una 500 sicuro, comunque. Questo è palese che devo fare così. Porco demonio. No, cosa fai? No, questa cosa non mi piace, eh. Norcia è norcia, però. Ah, perché devo fare così, giustamente. E ripiglio tutto il coso. Vabbè. Questa è una bellissima meccanica. Oppla là, ce l'ho fatta, visto? Ah ah, Booker T. Veramente. Ecco, adesso questa cosa non mi piace. Vi dico subito il perché, perché ho paura. Quello che potrebbe accadere. No, ok, boh, perfetto. Pensavo dovessi fare altra roba perché c'era il corvo dietro, cose, ma vabbè. Tutto è bene, quello che finisce in arrival. Ok, perfetto. Ora quanti pneumatici. Chissà che cazzo è successo qui. No, piano, ecco, io l'ho immaginato, l'ho immaginato. Sarebbe successo qualcosa di non tanto bello, però vabbè. No, ecco. L'avevo immaginato, io l'ho detto, però vabbè. L'ho detto, ragazzi, non è che perché l'ho già giocato, però. Okay, falla cadere, ok. Che queste parti qua sono molto... Ma cazzo, me ne sta arrivando una... Ma come mai che arriva lo stesso a prescindere? Era caduta. Non sono morto. Non sono morto. Come ho fatto a non morire? Non lo so, ma va bene lo stesso. Non facciamoci domande. Qua si è incastrato, che devo fare? Cazzo, si è incastrato. Niente, devo mettermi a riposare. Non so che cosa minchia è successo, però vabbè. Perché mi sa che in quella botta lì avrei dovuto morire, però vabbè. E io aspetto che tutto faccia il suo corso. Vedete, qua non posso far niente. Adesso non dovrebbe cadere la seconda cazzo di gomma, no? Cade lo stesso la seconda gomma. Come cazzo devo... Ah no, vabbè, ma è qualche pezzo di merda che me la tira dietro. Ragazzi, purtroppo... Certe parti sono comunque difficili da fare. Ah, guarda che gioco meraviglioso. Io sono idiota che non riesco a capire mai un cazzo. Madonna, è talmente profondo sto gioco. Io sono talmente coglione che riesco anche a fare queste cose qui, però vabbè. Che bella la musica. Vedete che bella la musica. Molto
triste, posso dire. Questo qua cadrà al mondo, spero di no. Ecco, ecco. Ma porco demonio merdina. Io pensavo di evitarlo così, invece non sono riuscito a evitare la morte. La morte della Pilaf. La Pilaf! La Pilaf! Ma proprio così, capi? Che spettacolo. Vabbè, mi sembra strano che un gattino così piccolo di cotone riesca a sbilanciare una pila di gomme, però vabbè. Crediamoci. Ok, va là. Adesso cadrà anche questo. Ok, perfetto. Altro ricordo. Il cane. Un uomo con un cane, ragazzi, potrebbe anche essere una persona normale, niente di che. Questo chi diavolo è? Ok, ok, guarda lì, qua c'è anche un segreto. Ora io, sai che ti dico, faccio così. Cosa fai? Ti ho detto di scendere, pirla. Non riesco ad arrivare l'altro, no. Ah, guarda la merda che non avevo visto. Adesso sì che posso saltare. Vabbè, ma sarete stronzi, mica l'avevo visto che c'era il contrappeso. E dai, sali su, piccio. Andiamo a salire sto ebete. Ok. Vai, ebete. Eccolo lì. Olè! Morto. No. Ok. Ah, devo andare. Dove cazzo devo andare? Dove devo andare? No! Ma dove cazzo devo andare, raga? Cazzo devo andare. Orcia bestia! Mi sa che devo entrare là dentro, ma con tanta di quella rincorsa proprio da sfondare i culi proprio, cioè. Ai Norcia! Madonna mia, ma perché? Ma perché mi vuoi male, Norcia? Oh, io sto prendendo tantissima rincorsa e ce la fa. Va bene. Gesù. No, veramente. La prende e me la porta su, vero? Sì, me la porta su. No, non me la porta su. No, che cazzo? No, me la dovrebbe portare giù. Non me la porta giù. Non me la porta su la macchina. Però vabbè, sicuramente devo fare un qualcosa per azionare. No, devo. Ciao, ho capito, dai. Oh cazzo, vedi che sei stronzo. Minchia, questo sarà un enigma di quelli satanici. Forse non. No, forse non più di tanto. Sto togliendo il motore. Sto togliendo il motore un paio di coglioni. Sotto c'è qualcosa? No. Ah, devo portare il motore di là. Sicuro devo portare il motore di là. Tutto questo lasciamolo lì, tanto male non fa. Vai così, vai così, vai così.
Vai così, vai così, vai così, vai così, vai così. Però mi devi far vedere. Ok. No, spegnimelo. Perché non me lo spegne? Su. Vai su, cazzo. Ok, vai su. Madonna, ragazzi. Vabbè, adesso posso anche togliere dei coglioni, non mi serve più, quindi posso anche lasciarlo lì. Se ne frega. Coglioni che sei, devo spostarlo di nuovo. Vabbè, spostiamolo di nuovo. No, cazzo, adesso me l'ho attivato. Ok, toglimelo dai coglioni. Ok, lasciamolo lì, tanto frega cazzo. Visto? Non era difficile, pensavo fosse più difficile, però non era difficile. Ma no, ma devo... Norcia! Norcia! Devo attivare sicuramente... Devo attivare Norcia invece, tua madre stronza! Allora, attacca lì e attacca qua. Ma allora sarai una merda che non me la attacchi. Madonna, nervoso. Allora, fermo lì. Attacca sto cazzo. E ancora che non lo attacca. Visto. Perché non me lo attacca sto bastardo? Dio buono. Madonna ragazzi, che nervoso. Ok, ce l'ha fatta. Finalmente l'ho riuscito ad attaccare. E oh, quindi? Come fai, mi prendi per il culo? Mi prende per il culo, mi prende proprio per il culo sto gioco, mi percula in questo livello. Ok. Qualcosa di grave è successo. Di nuovo fabbrica? Oddio. Questo rumore non mi piace, infatti siamo di nuovo in fabbrica, sto cazzo. Andiamo avanti. Ma che cazzo faccio? Norcia, Norcia. Come devo fare? Voi adesso. Cazzo, tipo morto male, ma male ma... Puttana merda.
fare. Questa parte non mi fa impazzire. Ok, ce l'ho fatta. Anche se artisticamente è bellissima, eh? Non mi fa impazzire perché è difficile. No? Ah, posso salire sopra. Oddio. Cosa mi dovrebbe servire sta cosa? Non riesco a capire. Allora, adesso devo mettere il pistone là. Questo pistone qua devo metterlo là. Dai, vieni qui, pezzo di stronzo. Così me lo ferma e io riesco ad andare avanti. Forse, non so ben capito. Perfetto. Vai! Porca troia, no? Se ce la faccio a non farmi uccidere. Magari c'è qualcos'altro di qua, non so. Infatti sicuro c'è qualcos'altro. Ne ero sicuro. Dai, sali però, idiot. Idiot. Guarda, mi va a morire. Ah, guarda. Ma che roba è sto gioco? Oh cazzo, cazzo, la pressa, porca la troia. No, sono morto in una pressa, bestia. Porca la troia. Cazzo, ma è dura, eh! Ma non so cosa devo fare! Puttanaccia bestia, proprio! Ma guarda la merda, cioè tu dovevi capire che dovevi andare a schiacciare il bottone per spingere. Ah, porca puttana. E qui? Come cazzo faccio da davanti? Manca il filo. Oh, è il pezzo mancante. È il pezzo mancante, sì. Finito il livello, però ne manca un altro pezzo di un cuore.
Nel prossimo livello prenderemo il pezzo del cuore. Meraviglioso. Che va in mezzo? Ovvio, ovvio. Bellissimo. Meraviglia per gli occhi. Vediamo cosa c'è scritto. Ruggine. Ogni cosa prima o poi finisce. Arriva il giorno in cui gli ingranaggi non funzionano più. Possiamo condividere le nostre strade per un po', ma alla fine ognuno di noi dovrà continuare il proprio cammino. E questa è una cosa vera per tutte le cose, non solo per gli oggetti, ma anche per la vita, per l'amore. Il cane che muore, cioè... Addio. La triste verità della vita. Commovente, ragazzi, questa parte. Scusate, mi sono commosso un attimo. Beh, ragazzi, noi ci possiamo beccare alla prossima. Spero il video vi sia piaciuto. Salve a tutti, ragazzi. Ciao a tutti, ci vediamo alla prossima e finiremo il gioco.